Cari telespettatori, ben ritrovati in questo nuovo spazio di approfondimento su TRM H24, uno spazio che quest'oggi dedichiamo ai giovani, agli studenti, alle scuole per una nuova iniziativa a cui quasi 200 studenti lucani parteciperanno dal 6 al 9 febbraio nella Città dei Fiori durante il Festival della Canzone Italiana, in quello che viene definito il salotto di Sanremo, ovvero Sanremo Solo, un'iniziativa a cui parteciperanno anche delle scuole della città di Matera, anche naturalmente della provincia di Potenza, ma quest'oggi ne parliamo proprio con i diretti interessati a livello istituzionale, ovvero la dirigente dell'ufficio scolastico della provincia di Matera, Rosaria Cancelliere, che saluto, ben ritrovata nei nostri Grazie. Studi, e Rosanna Papapietro, invece la dirigente del liceo Tommaso Stigliani. Dirigente, iniziamo proprio con lei, perché saranno proprio i suoi studenti a partecipare a Sanremo Sol, e questi studenti, prima di tutto, come hanno preso la notizia e che cosa faranno? Sì, sicuramente è stata accolta con grande entusiasmo, perché partecipare ad un evento del genere in un periodo focale del mondo dello spettacolo, che è quello del Festival della Canzone, li ha fortemente entusiasmati. È la prima volta che il liceo musicale, il liceo Tommaso Stigliani, partecipa, e ho preferito indirizzare questa iniziativa per quest'anno al liceo musicale, e ho coinvolto le classi del triennio, terzo, quarto e quinto anno del liceo musicale, per sperimentare un'attività di alternanza scuola-lavoro che li vedrà proprio protagonisti nell'ambito delle quattro giornate che trascorreremo a Sanremo, protagonisti di momenti formativi che si alterneranno a conoscenze teoriche e conoscenze pratiche. Loro hanno già, prima della partenza, organizzato momenti di esibizione che presenteranno durante la permanenza a Sanremo, tant'è che la scelta degli stessi accompagnatori è stata, dei docenti accompagnatori, è stata mirata in base a quelle che saranno le specificità che loro faranno. Incontreranno nomi di spicco del mondo dello spettacolo, con i quali avranno la possibilità di sperimentare, di mettersi proprio alla prova. Tra questi giova ricordare il nome di Vincenzo Campagnoli, che condurrà una fase teorica mirata alla conoscenza del mondo dello spettacolo, la cura della performance, il controllo dell'aspetto emotivo e il canto scenico, cui seguiranno poi attività pratiche con esibizioni di musica d'insieme. Musica d'insieme si intende quindi proprio un'attività orchestrale che tutti i ragazzi porteranno avanti. Interessante è anche l'iniziativa che svolgeranno con Massimo Varini, chitarrista famoso, chitarrista di Renato Zero, di Biagio Antonacci, di Laura Pausini e Emma Marrone, per cui loro stessi diventeranno non solo spettatori e quindi fruiranno di conoscenze che verranno loro fornite, ma diventeranno proprio protagonisti attraverso delle performance reali che porteranno avanti. Dottoressa Cancelliere, questo un po', diciamo, è mettere a valore quello che proprio l'alternanza scuola-lavoro vuole, cioè portare quelle competenze che i ragazzi acquisiscono a scuola in un'esperienza forte, perché è un'esperienza forte essere nella Città dei Fiori, e quindi in questo caso, al di là di qualsiasi tipologia di polemica o se si è d'accordo o meno, i ragazzi hanno la possibilità di mettersi alla prova. Certo, intanto buongiorno. Ringrazio Giuseppe Grande, responsabile dell'iniziativa di Sanremo Sol, che mi ha invitato e mi dà l'occasione di poter osservare e toccare con mano, insieme alla dirigente scolastica, quello che i ragazzi metteranno in pratica passando dal mondo della scuola al mondo del lavoro. E l'alternanza scuola-lavoro, è vero che se ne sta discutendo con la legge 107, ma alternanza scuola-lavoro se ne parla già con la legge, con decreto legislativo 53 dal 2003, con la legge Moratti, quando magari è stata denominata terza area nei professionali, ha preso, diciamo, diverse
altre vie, ma comunque la sostanza non cambia. Magari ora se ne sta parlando perché? Perché l'Europa ci sta chiedendo competenze, quindi c'è l'esigenza da parte delle scuole di lavorare sulle competenze. Questo è un esempio che sposa benissimo conoscenza, abilità e competenza, perché i ragazzi, come diceva la dirigente scolastica, stanno lavorando a scuola e vivono in un mondo che è quello scolastico, che è quello dei banchi. Quindi avere la possibilità di mettere a valore e mettere soprattutto in pratica quello che hanno acquisito sui banchi nel mondo proprio del lavoro, in questo caso nei laboratori che saranno attivati a Sanremo, e soprattutto con esperti di un certo spessore, significa motivare i ragazzi, significa portarli quindi a quello che il loro profilo chiede. Quindi il profilo educativo, culturale, professionalizzante del ragazzo ci chiede competenze che si sposano proprio con questa esperienza. Quindi qui ci sarà attraverso questi laboratori ci sarà un mix di attività laboratoriale specifiche di indirizzo e attività laboratoriali sotto forma di seminari, dove saranno sviluppate, saranno diciamo maggiormente messe in evidenza competenze trasversali. Quindi si parlava anche di laboratori sulla cittadinanza attiva, sì. Quindi come utilizzare correttamente il web, come intervenire e quindi prevenire il cyberbullismo, come quindi ascolto attivo, che voglio dire, la parola ascolto comprende tutto, ma nel modo specifico andiamo a vedere che ascolto significa non solo mettersi in relazione con l'altro, rispettando l'altro, il ruolo dell'altro, ma ascolto nel loro campo specifico vuol dire anche l'ascolto della nota, della sinfonia, sì. Quant'altro. Quindi sviluppare quelle competenze trasversali importanti proprio per la formazione dei nostri ragazzi. Quindi è una iniziativa veramente condivisa e che, ripeto, ho sposato subito quando mi hanno dato questa opportunità invitandomi. Io rimarrei sempre sullo stesso argomento, dirigente, perché vorrei anche capire se proprio da questi 2 anni, diciamo, in cui l'alternanza scuola-lavoro è entrata nel vivo, se è cambiato anche un po' l'humus all'interno dell'ambito scolastico, se ha notato tra i professori e i suoi studenti anche un cambiamento, una trasformazione matura per loro, dato che si mettono anche in gioco con persone molto più adulte quando entrano, per esempio, penso in aziende o comunque in altri ambiti. Io posso semplicemente parlare di un'esperienza e di una ricaduta estremamente positiva, perché grazie alla tipologia di scuola che comprende 4 indirizzi, liceo linguistico, liceo delle scienze umane, liceo musicale e l'economico-sociale, abbiamo potuto attivare percorsi di alternanza che hanno visto bene la fusione di teoria e pratica. Penso all'attività che stanno svolgendo i ragazzi del liceo linguistico, quali ciceroni per il FAI nel campo proprio della lingua, e abbiamo attivato una collaborazione con la Fondazione Matera 2019 per formare ragazzi nel campo linguistico che saranno a disposizione per ogni evento a cadenza mensile nella iniziativa -1 che ci porterà poi nel 2019 all'ufficializzazione di Matera Capitale Europea, per cui per ogni cadenza mensile i ragazzi del liceo musicale saranno disponibili quali traduttori per turisti che saranno nella città di Matera. Nel campo della musica e del liceo musicale credo che non avremmo potuto realizzare migliore alternanza se non quella di vedere i ragazzi esibirsi creativamente nel territorio. Sicuramente è così, la stessa cosa stiamo facendo con gli altri indirizzi, liceo delle scienze umane, abbiamo attivato un percorso
percorso con le scuole, dove loro, gli studenti, fanno attività di stage e di conoscenza pratica di quello che potrebbe essere il loro futuro sbocco professionale. E lo stesso, ci siamo aperti anche ad organismi quali la prefettura, la Calia Salotti, che ci ha ospitato proprio e che ci ospiterà in un percorso di alternanza nel settore prettamente linguistico. Per cui sicuramente è conoscenza quella di mettere in pratica in una competenza già spendibile sui banchi di scuola di quello che loro apprendono quotidianamente. Dottoressa Cancelliere, siamo alla fine di questo spazio di approfondimento, dato che tanto si è detto sull'alternanza scuola-lavoro, è lei che tasta il territorio della provincia di Matera. Che cosa, secondo la sua esperienza, mancherebbe e quali sono gli aspetti positivi? Li abbiamo visti, ma se c'è qualcosa ancora da limare? Intanto bisogna credere nell'alternanza e ancora non c'è la cultura del dover fare impresa attraverso la scuola. Sì. Perché ci sono indirizzi scolastici che, come dicevo prima, sono partiti da anni, per cui si è proprio notata la ricaduta positiva sui ragazzi. Io dico sempre che il ritorno c'è sia nella scuola e sia nelle imprese, perché apparentemente dice: ma l'impresa non ci accetta. No. Perché io lo dico sempre, anche in diverse occasioni, ho sempre sostenuto che l'impresa a costo zero viene messa nelle condizioni di osservare i ragazzi quando vanno a fare alternanza scuola-lavoro. Sì. Cosa significa? Osservare quelle che sono le competenze sul campo, e quindi alla fine del percorso prendersi i ragazzi che sono maggiormente, io dico, inclini per quel tipo di lavoro. Quindi un ritorno c'è per le aziende, un ritorno c'è per la scuola, perché, ripeto, molti ragazzi vengono recuperati proprio grazie alla manualità. I nostri ragazzi sono nativi digitali, che significa utilizzare, manipolare oggetti, quindi lavorare praticamente tra virgolette, che li porta quindi a mettere in evidenza quello che loro veramente fanno. Quindi io parlo sempre anche di un apprendimento a ritroso, cioè soprattutto i ragazzi che non amano molto i libri, lo stare seduti sui banchi, partire al contrario dal mondo, cioè dalla spendibilità operativa, significa poi portarli a ritroso ad apprendere quella nozione che non l'ha voluto fare nell'altra maniera, nell'altro modo. E noi naturalmente lo auguriamo, e sicuramente ci saranno altre occasioni per capire poi se davvero questa alternanza scuola-lavoro, che forse la ricaduta ci sarà tra 10 anni per bene, per vedere quanto è stato importante per i ragazzi. Per ora, per questo spazio di approfondimento, noi vi ringraziamo per essere state con noi e diciamo a tutti i nostri telespettatori naturalmente di seguire Sanremo Sol dal 6 al 9 febbraio per seguire i ragazzi e gli studenti lucani e non solo. Per questo spazio di approfondimento è tutto, grazie per essere stati con noi e buona giornata.